Anche voi avete sempre desiderato il teletrasporto in Minecraft Vanilla? Beh, lasciate un mi piace e dopo l'intro lo avrete. Bella a tutti ragazzi, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Ragazzi, oggi siamo qua per vedere una cosa bellissima, sensazionale, incredibile, fantastica, ultra bella, bellerrima, non so come chiamarla ragazzi. Siamo qui per parlare del teletrasporto in Minecraft, come avrete visto nel titolo, anzi anche nel pre-video. E ragazzi, se volete altri video del genere con cose sensazionali, bellissime, incredibili, stra mega epiche, lasciate un bel mi piace adesso. Intanto vado. E niente ragazzi, oggi vi farò vedere il teletrasporto in Minecraft Vanilla. Cosa ci servirà? Ci servirà un command block di, fate give, chiocciolina p, Minecraft, due punti, command, trattino basso, block. Ok, e vi avrà givato il command block. Cosa vi servirà? Vi servirà anche la stringa di codice che troverete nella descrizione con il pastebin. Comunque nella descrizione troverete tutto, la copiate tutta. Mettete giù il command block, fate così, fate qui control v perché l'avete copiata. Prendete un blocco di redstone e innanzitutto fate creare la stanza del teletrasporto, io la chiamo così. Qui ci saranno dei cartelli, questo possiamo romperlo e ci dirà Portagal in MC Vanilla, quindi schiacciate, e vi dirà Drop a bow, an ender pearl and a block of iron together to get the portal gun. Ok, quindi prendiamo le cose. Perché ragazzi c'è scritto portal gun? Perché funzionerà con il sistema delle portal gun, ovvero quello del gioco oppure della mod, che avrete una portal gun che vi aprirà un portale da una parte e un portale dall'altra come a vostro piacimento. Quindi molto semplice, voi entrate in un portale, uscirete nell'altro, se entrate nell'altro, uscirete nell'altro. Ender pearl. Ne prendiamo un po' e ci prendiamo un po' di archi, così almeno vediamo se il primo tentativo non va, perché tante volte lagga come cosa. Ok, li buttiamo per terra tutti assieme, 1, 2 e 3, e ci ha fatto la portal gun, avete visto? Eccola qua, portal gun. Ora, frecce, qui abbiamo creato il portale giallo, infatti prima non è andato, e creiamo anche il portale blu da questa parte, là. Ok, avete visto che ci sono due portali, se io entro qua dentro, guardate un po', uscirò nel portale blu. Se entro nel blu, uscirò nel giallo. Ragazzi, questa è una cosa bellissima che funziona appunto con le stringhe dei command block. Se volete altri video, fatemelo sapere con un commentino con scritto hashtag marcilovoglio. E ragazzi, io vi porterò un casino di cose bellissime con i command block una volta a settimana. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Bella.